Bentornati a PCS Futsal, il grande spettacolo del calcio a 5. Andiamo a vedere cosa è successo nella Serie C2 partendo dal girone A, andando sempre su pontinacalcioshow.com. Con l'8-2 sull'Accademia Sport, il Real Stella mantiene il comando della classifica. Con lo stesso risultato, l'Atletico Anzio Lavigno, secondo, batte il Real Fondi. Terzo, lo United Aprilia, sconfitto per 3-2 dal Real Terracina. Per quanto riguarda invece il girone B, vince il campionato il Grande Impero, che nel big match con la Pisana non è andato oltre il 3-3. Secondo, il Fiumicino, battuto per 2-1 dal Penta Pomezia, ora al decimo posto assieme alla CCCP. E allora, proprio queste immagini andiamo a mostrarvi, colpaccio del Penta Pomezia che batte 2-1 la seconda in classifica a Fiumicino. Vediamo il servizio a cura di Matteo Lupini. Ultime chance per il Penta Pomezia di conquistare punti preziosi per la salvezza. Al Pala Lavinium, gli uomini di Biancolillo sfidano il Fiumicino. Pronti, via, e gli ospiti sfiorano il vantaggio con Potrick, che al terzo, col suo mancino, colpisce il palo. Rispondono i pometini, prima col laterale di Maccarinelli per Rozzi, che di prima intenzione trova la pronta risposta di Viapiano. Poi al decimo, con Puccino, che intercetta da Potrick. Sulla respinta di Viapiano, lo stesso nome fiumicinese allontana il pericolo. Continua il forcing del Penta, col corridoio di Puccino per Tarantino, ma Viapiano lo anticipa. Gli ospiti provano a pressare, prima con Esposito, che dalla distanza colpisce il palo. Al 25esimo poi, lo stesso numero 5, servito da Curcio, dalla fascia, c'entra in pieno la traversa. Con il risultato ancora in bilico, nella ripresa il team fiumicinese riparte all'assalto sempre con Potrick. Il 9 macina metri palla al piede prima di calibrare il suo mancino, ma trova la pronta risposta di Ussia. La squadra di Biancolillo risponde all'ottavo con l'apertura di Rozzi per Maccarinelli, che di prima intenzione non inquadra la porta. A metà tempo, Tarantino scappa in contropiede e con la punta sblocca il risultato. 1-0 Penta con Tarantino in perfetto stile futsal. I pometini sfiorano poi il raddoppio poco dopo con l'apertura al bacio di Maccarinelli per Rozzi, che incrocia sul primo palo. Brivido per il Fiumicino, che prova a reagire in forcing. Prima Esposito, poi Curcio ci vanno vicinissimi, impegnandolo un poco Ussia. Il gol però è nell'aria e su triangolazione di Curcio per Rattanzi arriva l'assist per Dintino, che da due passi insacca e ristabilisce il pari. 1-1 e palla verso il centro col Fiumicino che ci crede, ma un minuto dalla fine Maccarinelli apre per Biancolillo, che chiama il triangolo. Palla di ritorno e col tapin Biancolillo, proprio lui, la infila in rete. 2-1 Penta Pomezia col gol del mister che vale oro. Nel finale gli ospiti provano il tutto per tutto col laterale di Lattanzi per Curcio, che dalla distanza non fa centro. Ed è tutto dal Pala Lavinium. 3 punti pesanti per il Penta Pomezia in ottica salvezza contro la seconda della classe, che con questo KO dà l'addio alle ultime speranze per il titolo. Allora, gran bella partita, storie opposte, gioisce il Penta, si mangia le mani Fiumicino, Matteo. Una vera e propria riscossa per il Penta Pomezia, che ottiene proprio questa vittoria importante proprio contro la seconda in classifica. Vorrei aggiungere che per ottenere questa vittoria c'è stato un leggero cambiamento del progetto. Si era passati inizialmente da una squadra tutta giovane con alcuni innesti, diciamo, over 40, a partire ad esempio da Piacenti, che è entrato, debuttato con la maglia del Penta proprio in questa gara, per passare ovviamente a mister Biancolillo, che con la sua rete è riuscito praticamente a ottenere il bottino pieno, questi 3 punti meritati visto come era andata la partita. Allora, noi spesso diciamo l'allenatore è decisivo nell'arco di un campionato, no? Però in questo caso Daniele è decisivo due volte, perché Segna il gol vittoria, incredibile. Sì, segna il gol vittoria, ma ha fatto anche una signora partita, davvero, per chi l'ha vista, con grande continuità. E non è sempre facile, anzi direi quasi impossibile, mantenere la lucidità nelle due fasi, ovvero essere carismatico ed essere decisivo dentro e fuori, no? Sia in panchina, che metaforicamente parlando, che in campo, perché sai, con l'adrenalina del gioco spesso qualche momento di lucidità viene a mancare. Invece in realtà il mister ha dimostrato di avere il polso della situazione molto molto fermo e di essere comunque decisivo, tra l'altro anche coadiuvato da uno staff comunque molto molto presente, a partire dal presidente. E vorrei fare appunto tutto un insieme di discorso nel valutare appunto il Penta, partendo proprio dalla dirigenza, perché lo stesso mister nel post gara, nelle interviste che vedremo poi a margine della partita, ha parlato di un'importanza per poter portare avanti appunto un progetto di crescita a livello dei giovani.
giovani, visto che il buon Matteo, come ha sottolineato appunto questo cambio, no, di strategia con diverse persone in là con le primavere, a differenza di qualche giovane che magari in corso d'opera non ha dato un apporto proprio decisivo al 100%, il mister ha sottolineato come purtroppo spesso in questa fase storica tanti giovani tendano un po' troppo a non seguire i consigli dei cosiddetti veterani, e questo magari nel corso del tempo rischia di diventare un problema. In realtà per il Penta questo problema è stato superato da una grande coesione di gruppo, partendo proprio dal presidente, che spesso è anche accanto a noi nel seguire le partite, il presidente Frezza, appunto, che ha un grande attaccamento verso appunto questa maglia e verso lo sport futsal in generale, davvero presente dal primo all'ultimo momento, e ha anche un ottimo rapporto con lo staff. Questo secondo me è un ottimo biglietto da visita, perché il carisma di personaggi di questo tipo può soltanto essere positivo per la crescita di un gruppo, come dicevamo, che adesso è formato, come dire, a metà tra veterani e giovani. Dall'altro lato, il Fiumicino si giocava le ultime residue speranze per giocarsi la vetta, no? del girone. Allora Matteo, che sabato è stato invece per il Fiumicino? Forse un sabato da dimenticare, come l'ha detto anche mister Sanino nelle interviste che ci saranno ovviamente dopo la trasmissione. Un sabato sicuramente sfortunato, visto i tre pali subiti nel primo tempo. Ma vorrei sottolineare che si stava giocando il titolo proprio contro il Grande Impero, che alla fine, con la continuità dei risultati, ha ottenuto il titolo. Ma vorrei dire che il Fiumicino esce da questa sfida comunque a testa alta, perché ha lottato fino in fondo proprio contro un Penta Pomezia che praticamente sabato aveva qualcosa in più. Qualcosa in più anche, se vogliamo, forse anche maggiori necessità di far punti, vista la classifica, al di là di quello che poi è l'avversario di turno, bisognava portare fieno in cascina, quindi è stato messo tutto quello che avevano in campo. Allora ci fermiamo, una piccola pausa per noi, torniamo con altre immagini, altre cose da raccontarvi per questa sera, fra poco.